tra loro e noi. I morti delle fosse ardeatine sono di tutti. Certo che tutti noi sappiamo qual è la differenza tra bene e male, la viviamo quotidianamente. Ma il problema è che quando siamo in guerra tutto è male. In nome del popolo italiano, dichiara non doverci procedere a carico di Pippi Carichi per l'ordine al reato scritto nell'epigrafe, essendo il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione. Ordine alla scarcerazione immediata dell'imputato se non detenuto per altra causa. L'udienza è tolta. È la vergogna della Repubblica Italiana, dello Stato italiano. Io sono 52 anni che seguo queste cose per la vicenda di mio padre. Buonasera, riprende un giorno in pretura. E quindi un giorno in pretura riprende mostrandovi il processo ad Erich Priebke, uno dei maggiori responsabili dell'eccidio delle fosse ardeatine e delle torture inflitte ai partigiani in via Tasso. Erich Priebke alla fine della guerra sfuggì alle proprie responsabilità scappando in Argentina. Da qui fu catturato, estradato e subì un primo processo davanti al Tribunale Militare nel 1996. Ma da questo processo, come abbiamo sentito, fu liberato perché il reato fu giudicato prescritto. La Cassazione però annullò questa prima sentenza e per motivi procedurali e ordinò che il processo venisse rifatto. Ed è proprio il processo che vedremo tra breve ad Erich Priebke, sempre davanti a un Tribunale Militare. Il processo è straordinario perché è un'occasione per chiedere e avere giustizia. Erich Priebke, vi dicevo, è stato per le fosse ardeatine e per le torture inflitte ai partigiani in via Tasso. Ebbene, proprio da questo ultimo capitolo cominceremo il nostro racconto. Elvira Sabatini, nata a Roma, 28 maggio 1921. Pubblico ministero, le domande. Signora Sabatini, qual è la sua attività, di che cosa si occupa? Io sono un insegnante in pensione e adesso mi occupo di dirigere il Museo Storico della Liberazione di Roma. E dove ha sede il Museo Storico della Liberazione? Via Tasso 145. Signora, dopo l'avvenuta liberazione, suo marito ebbe modo di parlarle di ciò che aveva visto e di ciò che aveva subito a Via Tasso? Certamente. Via Tasso è tristemente scolpita nella mente degli italiani come il luogo dove i nazifascisti che occupavano Roma interrogavano gli avversari politici, molti dei quali morirono sotto le torture. Ma chi conduceva questi interrogatori? Mio marito mi ha detto che è stato quasi sempre interrogato dagli ufficiali di Priebke. Lui mi diceva che secondo lui era il numero 3 a Via Tasso, dopo Kapler e Schutz. Le disse qualche cosa particolarmente di ciascuno di essi? Le ha dato dei giudizi? Sì, parlava di Kapler come di una persona molto, insomma, che non aveva un controllo diretto dei suoi nervi, mentre diceva di Priebke che era una persona che apparentemente sembrava meno crudele, però era molto più controllata e più gelida. Queste sono le sue parole. Herbert Kapler, comandante della Gestapo e delle SS a Roma, fu giudicato e condannato all'ergastolo già nel 48. Nel 77, mentre era ricoverato all'ospedale Il Ceglio di Roma, per motivi gravissimi di salute, con l'aiuto della moglie Annalisa fuggì in Germania.
Sono stato detenuto fino al 3 giugno del 1944 a Via Tasso e poi sono stato deportato in Germania. Per le informazioni che circolavano negli ambienti della Resistenza, qual era l'organizzazione della Gestapo a Via Tasso? L'organigramma degli ufficiali, sì, in particolare? Erano un gruppo di 3 o 4 ufficiali che facevano il buono e il cattivo tempo. Uno si chiamava Schulz, l'altro era Kappler, l'altro poi l'ho saputo era Pipke, perché io l'ho visto ma non sapevo il nome. Questi erano i 3 più conosciuti, erano quelli che praticamente svolgevano tutta l'attività, se la vogliamo chiamare così, di indagine. A Via Tasso lei è stato interrogato? Sì, in uno degli interrogatori era presente l'allora capitano. Che all'ufficiale che la interrogò in queste circostanze. Lei vorrei che capisse che quando ci si trova in quelle situazioni, si entra in una stanza e si vede così. È come se io avessi fatto, diciamo, una fotografia con la Polaroid. Queste immagini mi sono rimaste stampate per anni e le... Scusi, sono un po' agitato perché questi ricordi di queste situazioni sono molto angoscianti. Quella faccia mi è rimasta inchiodata dentro per anni. Quando ho rivisto queste fotografie sul giornale, io ho esitato molto perché dare un giudizio così deciso su una persona, sapendo quali possono essere le conseguenze, conoscendo il mio carattere, dovevo essere assolutamente sicuro che quella persona che avevo visto corrispondesse alla persona che quel giorno a Via Tasso stava alle mie spalle con quel nervo di buco. Guardi, quei 2 denti leggermente radi che ha lì davanti, e quella faccia che ho visto quando sono entrato lì in quella stanza per l'interrogatorio, lui. Ho visto portare un ragazzo giovane che era un militare, ridotto tutto insanguinato, tutta la faccia tumefatta, e ne conoscibile. Allora io mi sono avvicinato a questo spioncino e cercavo di parlare per dargli una mano, per aiutarlo, e lui prima non rispondeva nemmeno perché secondo me credo fosse svenuto, poi pian piano mi ha detto, mi ha picchiato, mi ha ridotto così il tenente cattivo, il tenente feroce, e a quell'epoca Pribke veniva chiamato a Via Tasso il tenente. Il 18 febbraio 1944, dopo il coprifuoco, si sentì bussare alla porta e andai io personalmente ad aprire. Mi trovai davanti le baionette. Cercavano mia madre e mia nonna. Massacrarono di botte mia nonna, che si opponeva così si metteva davanti al corpo di sua figlia, perché era sua figlia che loro in realtà cercavano. La fecero scendere malamente, trascinarono giù per le scale, la sequestrarono in cantina. Salvo poi povera nonna a riemergere alla fine di tutta questa tregenda. E mia madre fu presa e destinata a Via Tasso. Scusi, nell'anticamera, quando la nonna riemerse dalla cantina sanguinante, la mamma disse, mia madre disse a mia nonna, mi raccomando mamma, questi 2 si chiamano Schutz e Pripke. Parteciparono alle percosse a sua nonna o no? I certamente 2 ufficiali sì. Tedeschi? Sì, sì. E una volta stabilito che si portava via la mamma, Pricche si è seduto sul letto della nonna e telefonò al comando di Via Tasso. La vecchia sta male, però forse qua c'è una ragazza che parla molto bene il tedesco e che sa tutto, magari portiamo via lei. Però evidentemente gli dissero che a 13 anni era un po' presto, dopodiché chiuse questa cosa e tagliò il filo del telefono. Suo padre fu detenuto a Via Io sono qui per il mio dovere morale e civile, perché è un episodio che è a mia diretta conoscenza. Sì, mi consenta, adesso dirà tutto quello che sa, perché penso, però, ci arriveremo, ci arriveremo sulla base delle domande che le farà il pubblico ministero. Scusate la mia emozione, perché è un vivere. Io l'ho visto una sola volta, mio padre. L'ha visto a Via Tasso? Io l'ho visto a una finestra di Via Tasso esattamente il 20 marzo 1944 alle ore 10. Lei con sua madre, insomma... Mia madre non ha mai visto mio padre, non ha mai avuto nessun contatto. Non vi fu consentito di andarlo a trovare in carcere? Caspita, ma non è stato mai permesso a mia madre. Mia madre, tramite il cardinale Maglione, che era segretario di Stato del Vaticano, riuscì a far avere una visita privata, diciamo così, a mio padre. E in quell'occasione mio padre sussurrò al cugino, professor Guerreri, che riferì a mia madre, un certo nome, ed era Schulz, da non comprendere, che
sera al capitano. Questo era un... Questo Schulte si presentò dopo 2 o 3 giorni ed era l'autore di biglietti di mio padre. Mia madre viveva... Perché... Posso continuare? Certo, certo. Guardi, sta anticipando le mie domande. Dire che tanto alla fine... Naturalmente questi biglietti erano sempre dietro sostanziosi compensi, ecco, regali, sigarette, oggetti d'oro, perché se figuri, mia madre per avere questo canale... ringraziava Schulte, avrebbe, ecco, con questi, regali. Con queste... E cadò, chiamiamoli in questa maniera. Alla fine di febbraio, direi, adesso la data non la so, mio padre espresse tramite sempre questo Schulte, espresse il desiderio di vedermi. E siccome, adesso quella parola non è, questa cosa era autorizzata, ma non autorizzata, dal capitano Schutz, quindi era al corrente di questo, sarebbe stato opportuno regalo. Mia madre comprò un cronografo, che risulti a me non d'oro, ma un cronografo, lo dette a questo Schulte da dare a Schutz. 6 o 7 giorni dopo, ecco la ragione per la quale io sono qui, 6 o 7 giorni dopo ritornò in una delle visite di questo Schulte a casa, disse che il superiore di Schutz, Priebke, e questo è un nome che io mi sono ricordato, aveva visto questo orologio, gli era molto piaciuto e sarebbe stato opportuno farne avere un uguale. Io il 20 marzo mia mamma mi disse, assolutamente io non dovevo guardare, era una bellissima giornata, sono cose che non posso dimenticare, e c'avevo un impermeabile nuovo, era una delle prime volte che mettevo la cravatta. E sono arrivato davanti a Via Tasso, sono sceso da Piazza San Giovanni, davanti a Via Tasso, che io non c'ero mai venuto, mai stato, mai sapevo nemmeno che, vedi sul portone dei militari, cioè con la collana, l'SS, eccetera, proseguì, arrivai alla fine del fabbricato, alla penultima finestra, naturalmente io avevo 13 anni, l'avevo compiuti allora, mia madre mi aveva detto di non guardare, io subito cominciai a guardare, e vedi dalla finestra, l'ultima finestra, non mi ricordo se del terzo o quarto piano, insomma, alta su, prima un uomo in divisa, un tedesco in divisa, e subito dopo una figura che io stentai a riconoscere, che era mio padre, perché aveva, insomma, la barba lunga, era piuttosto emaciato, rimase, io fermo così, non potevo muovere, mia mamma ha detto, mi raccomando, stette qualche secondo, mi fece un saluto, e dopo 4 giorni era morto, io pigliai, ritornai a casa, e questo è tutto. Nome, cognome, data di nascita. Io mi chiamo Rosina Stame, nata a Roma il 15-12 del 1937. Signora Stame, può dire allora il parente che lei... Indicare il parente che lei ha perduto in mio questa padre. Circostanza. Mio padre. Vuol dire il nome? Nicola Ugo Stame. Perché e quando venne arrestato? Mio padre è stato arrestato il 24 gennaio del 44. Perché? Perché era un resistente, era un partigiano, era un uomo, era un comandante partigiano, era un uomo che amava la libertà. E ha pagato, prima ancora di pagare con la tortura e la morte, ha pagato anche a livello di carriera artistica, in quanto è stato sollevato.
della giustizia, della democrazia, ed è per questo che io sto qui. Ma non mi chiedete altro, perché io sto soffrendo in un modo terribile. Sì, signora. Non l'ho riconosciuto io, l'ho riconosciuto semplicemente dalla voce. Ecco, quando, ci ricordi questo episodio? Ah sì, come posso dimenticarlo? L'11 marzo del 44. Tra l'altro era il compleanno di mia sorella la seconda, noi siamo tre. Io allora avevo 6 anni e mia sorella compiva 5 anni. E io stavo insieme a mia madre, mia sorella e mia nonna, la mamma di papà, aspettando di vedere papà in una celletta dove c'erano inferriati. Infatti io odio quest'aula, perché queste inferriate mi fanno stare male, perché a un certo momento le inferriate mi ricordano quella cella che ce l'ho davanti agli occhi, che mi perseguita per tutta la vita. È sceso questo signore, per me sconosciuto, irriconoscibile. Quindi, se ho ben capito. E lui mi ha chiamato, Rosetta. Allora lì ho capito che era papà, dalla voce. È riconoscibile fisicamente, lei intende dire? Sì. Signora, un ultimo particolare, le chiedo scusa fin d'ora. Dopo la riesumazione, è vero che venne accertato che a suo padre, cantante lirico, era stato nel corso della detenzione, cioè prima della fucilazione, sfondato il torace? Sì, è fatto dal professor Ascarelli. Lei ha altre notizie da riferire in merito alle... No, io ho un testamento sacro, morale, che mi ha lasciato mio padre, quello ce l'ho, ed è per quello che sto qui. E comunque, al di là del fatto che mi è stata strappata l'infanzia tutta la vita, alle soglie dei 60 anni io devo rimanere ancora in forza, perché io devo far fronte a quel testamento. Quello ce l'ho. Lo vuole che lei ebbe con suo padre in quelle circostanze? Ce lo dica, per favore. Io gli ho chiesto: papà, perché stai in questo posto terribile? E lui, prendendomi sulle ginocchia, mi ha detto con tanto amore e dolcezza: vedi, bambina mia, io sto qui perché tutti i bambini come te possiate vivere in un mondo libero. E questo io lo devo far fronte fino all'ultimo respiro. Signora, la ringrazio e le chiedo scusa. Io ho finito. Commissario, domande? Permesso di farti scendere? Prego, signora. Ho perso mio fratello Gianfranco Mattei, che era nella resistenza romana e che è morto dopo le terribili torture che gli ha inflitto il signor Priebke, dopo i tentativi chimici. Scusi un attimo, signora, che c'è? Sospendiamo un attimo l'udienza. Che succede? C'è un medico, qualcuno? Chi era suo fratello? Che cosa faceva? Che attività faceva? Mio fratello era uno scienziato che ha lasciato volontariamente il suo ruolo di professore al Politecnico di Milano per darsi interamente alla resistenza. È vero che Natta, al momento della premiazione, ha avuto un particolare gesto alla memoria di suo fratello? Sì, il professor Natta, che gli riconosceva il primato delle scoperte che
fatto avere il premio Nobel, dette a mia madre, in memoria di mio fratello, la medaglia del premio Nobel, dicendo: sono state le ricerche di Gianfranco che hanno portato a questo premio. Prego. Come è stata trovata la salma di suo fratello? La salma di mio fratello è stata trovata nell'agosto dell'anno successivo, nato per tutti i cimiteri romani per ritrovare la salma, e non riusciva, ma con l'amore di una madre è riuscita a un certo momento a trovare i resti di mio fratello, e con l'aiuto di mio fratello medico, un altro fratello, a riconoscerli, e si sono trovati solo dei segni di qualche osso deteriorato, rotto, e delle specie di cicatrici sulla faccia. Non ho mai fatto e non ho mai trattato una persona brutalmente. Durante il mio periodo di servizio che ho fatto in Via Tasso, ho cercato di comportarmi sempre in modo giusto. Si può raccontare il tentativo di salvare il fratello del colloquio con Kappler? Mia madre era molto amica di Monsignor Montini, che allora era segretario di Stato al Vaticano, e andammo da lui supplicandolo di risparmiargli la vita, giocando anche sull'enorme rispetto che i tedeschi avevano per gli scienziati. E quando il padre Pancrazio Pfeiffer ci convocò, me e mia madre, e disse, era ancora piangente, e disse: è una cosa terribile quello che mi ha detto Kappler. Ha detto che questo comunista Mattei non vuole parlare, e che Ripke, con i suoi mezzi chimici e fisici, riuscirà a farlo parlare. È terribilmente silenzioso. E allora mia madre cadde per terra svenuta a queste notizie, e io capii in quel momento che non c'era nessuna speranza per mio fratello. Roma è occupata dai nazifascisti, che diventano, ormai vicini alla sconfitta, sempre più crudeli e spietati. Gli americani sono alla porta e la resistenza romana combatte orgogliosamente e coraggiosamente per contribuire alla liberazione della propria città. Ed è in questo clima che scoppia la bomba in via Rasella. Nel centro di Roma, in via Rasella, un gruppo di militanti della resistenza faceva esplodere una bomba mentre transitava una compagnia di polizia tedesca del battaglione Bozen. Sono le 15 del 23 marzo 1944. La è deserta, c'è solo uno spazzino intento al suo lavoro. Da lontano si sentono i passi cadenzati dei 156 uomini del battaglione Bozen, il reparto di SS che, come ogni giorno a quell'ora, percorre la strada con puntualità teutonica. Un spazzino si avvicina al carretto, accende qualcosa con un mozzicone di sigaretta e si allontana di buon passo. Chili di tritolo esplodono pochi istanti dopo con un tremendo boato, colpendo in pieno la colonna di SS. Rimangono a terra 33 militari morti e decine di feriti. La reazione dei tedeschi all'attacco della resistenza è furiosa e insensata. Si spara alla cieca contro le finestre delle case. E mia madre, che è tuttora viva, insomma, magari ho cercato di evitargli questa cosa, si è affacciata su in cima al cornicione assieme alla signora che abitava di sopra, dicendo: non sparate, non sparate, veniamo ad aprire. E finalmente si sono fermati, insomma. Chi è che è andato ad aprire? Ovviamente i quattro uomini adulti che erano dentro casa, che erano mio padre, 36 anni, questo signor Lausi che abitava sopra noi, di 55-56 anni, e due ragazzi di 18-20 anni che abitavano presso la famiglia che abitava al primo piano. Lei ci ha detto che suo padre aveva 36 anni, sì, al momento di questi fatti. Che attività svolgeva? Era funzionario dell'Avvocatura Generale dello Stato. Suo padre aveva un lasciapassare che era valido oltre che per le forze di polizia italiane anche per le forze di polizia tedesche. Rilasciato in tedesco anche. Solo che, siccome stava in pigiama, ovviamente è stato preso così com'era, e arrivederci via. Non aveva la possibilità di avere i documenti addosso.
tutti dal palazzo hanno tirato fuori. Per la zona. Oh. Tutti, anche noi ci hanno fatto uscire dalla casa, lasciando la casa aperta, trovandola poi dopo disastrata. Il motivo specifico, probabilmente gli mancava, non lo so, perché sono 10-12 persone, tra quelle Rastrellata e Via Rasella, mandate insieme. I nostri erano, presumo perché erano due fratelli, il cugino, il cognato, tutti insieme. Insieme sono finiti. La comunicazione, il telegramma che è arrivato dopo circa 20 giorni dalla data dell'eccidio delle fosse ardeatine. Il testo dice che Volpone Guido, tanto è vero che mia madre, che non conosceva il tedesco, andò da una professoressa lì a Piazza Verbano a farselo tradurre, che cioè, e questa qui, non sapendo che combinazione era il marito, insomma, gliel'ha tradotto tranquillamente. Ah, qui c'è scritto Volpone Guido, è deceduto. Insomma, la cosa non è che gliel'ha detto con una certa... Un'ultima domanda, lei quindi non ha visto chi per strada conduceva il rastrellamento stesso? No, io ho visto per strada, siccome subito dopo aver aperto la porta questi quattro uomini, le porte, hanno fatto di tutto dentro queste la case. La perquisizione. Hanno, le dico, i barattoli di marmellata, di conserva buttati sul muro, i libri tutti aperti, rotti, i cuscini sfondati, insomma hanno fatto di tutto. Ovviamente a noi, donne e bambini, ci hanno portato su quella piazzetta che le dicevo e ci hanno messo lì al muro e dissero: se adesso dentro casa troviamo armi, munizioni, volantini, insomma delle indicazioni che lì c'era qualche partigiano, ma ammazziamo tutti. Nel dire questo ammazziamo tutti, io stavo lì, ero un ragazzino, ho detto fateci giurare, ossia gridavo fateci giurare, perché se giuro che non sono stato io, probabilmente, forse, insomma, nella mia ingenuità pensavo che fosse sufficiente. Mi aggrappavo a un signore abile bianco, che poi sono venuto a sapere che era il questore Caruso. Il questore Pietro Caruso, solerte collaboratore dei nazisti, fu processato per aver aggiunto all'elenco di partigiani ed ebrei fatto dai tedeschi i nomi di 50 persone rastrellate a caso per raggiungere il numero necessario alla rappresaglia, 10 italiani per ogni tedesco morto. Caruso venne condannato alla fucilazione. I nazisti quindi decidono di uccidere 10 italiani per ogni tedesco morto. Bisogna fare in fretta e bisogna rastrellare più di 300 persone in brevissimo tempo. Tra i primi vi sono i partigiani di Via Tasso e quelli che si trovano carcerati a Regina Coeli. Lei nel 44 ha fatto parte della Resistenza? Sì. In quale gruppo? Il Movimento dei Cattolici Comunisti. Che operava a Roma? Bravo a Roma, ero capozona militare dell'ottava zona. Dunque, lei è stato arrestato dai tedeschi per questa attività? Da Koch, da banda Koch. Quindi da appartenenza alla banda SS italiane. Le SS italiane. Torturato, mi hanno strappato l'unghia e mi hanno fatto una finta fucilazione. Per intimorirla? Hanno simulato una fucilazione? Sì, hanno fatto venire mio padre, era un locale più o meno grande come questo. Mio padre mi ha detto, se sai qualche cosa di là, hanno schierato un gruppo di questi banditi e dice parla. Io ho detto a mio padre io devo parlare, io quello che sapevo glielo ho detto, quello che non so non glielo dico e non glielo dirò, punto e basta. Allora quello hanno sparato, io gli ho detto ho fatto così, manco sapete sparare, io volevo morire, quindi non mi hanno fatto né paura né niente, proprio non ne potevo più, quindi finita lì. Ho detto manco sapete sparare. Quindi lei era Regina Coeli 24 marzo del 44, sì. Allora che avvenne prelevamento dei detenuti, sì, da portare alle fosse ardeatine. Sì, ecco. Marzo era una giornata qualunque, nessuno non sapevamo niente. Io ricordavo che fosse proprio il primo pomeriggio, era una bella giornata, però me lo ricordo bene. Ho visto un gruppo di prigionieri entrare tutti sospinti. Io ho visto che era gente rastrellata, l'ho riconosciuta subito, gente presa alla rinfusa. Ho visto ragazzotto, 15-16 anni, con una parannanza. A Roma si sa che cos'è la parannanza, è un grembiule verde. E mi aveva molto impressionato. Quindi era gente... Uno con la parannanza lì. L'avevo proprio notato. Tutti gli spioncini, dopo un pochino, tutti chiusi. Quindi noi non vedevamo più niente. Però le guardie carcerarie, in quel momento, hanno cominciato a diffondere che adesso vengono i tedeschi e vi portano a lavorare. Molti di voi andranno a nord.
Meno male, qui se mettiamo i piedi fuori poi ci devono prendere per bene per riportarci dentro. Allora, io ho sentito queste cose, eccetera. Dopo poco tempo ho sentito qualche porta che veniva aperta e richiusa, il catenaccio, eccetera. Allora, sono arrivati i tedeschi, stanno prelevando qualcuno. Ho sentito nella porta accanto a me, nella cella accanto a me, un signore, si chiamava Edmondo Fondi, che è finito alle fosse ardeatine. Questo era un uomo di una cinquantina d'anni. E io ho detto, allora, come portano al lavoro Fondi e a me nessuno mi chiama? Io avevo 20 anni. Allora mi sono messo a bussare forte alla porta, fino a che mi sono fatto aprire. E c'era fuori la porta un ufficiale tedesco e un brigadiere delle guardie carcerarie. Allora ho detto, c'era un prelevato, stava lì insieme a loro. E dico, portate via Fondi. Io ho 20 anni, vengo io, ci vengo io a lavorare. E dice, vediamo se sta in elenco. C'aveva 2 o 3 elenchi in mano, più fogli. Ha guardato. Io ho insistito, ho guardato, no, non ci stai. No, non è possibile, ma come sarebbe di voi portare, ma che logica è questa? Portate via un cinquantenne e non portate via me che ci voglio venire. Allora, a un certo momento, quasi dato un calcio, mi ha ributtato dentro. La mattina dopo, intorno 7:30, 8, e questo spiega anche perché io ho voluto testimoniare, perché avevo letto su un giornale che Indro Montanelli diceva che se i partigiani si fossero consegnati allora non ci sarebbero stati i 335 morti. Non è vero? Dico, ma come si fa a dire questo quando la mattina sono stati portati via, la sera prelevati, portati lì, portati via la mattina, erano già morti. Che significa? Questo è il discorso. Non è che... E poi chi gliel'aveva detto di presentarsi? Io l'ho visto la mattina portare via. Allora, la mattina dopo, ho visto una barella. E dico, com'è? E ricordo della sera precedente, ci portano al lavoro. Una barella portano al lavoro. Una barella, mi sono aguzzato gli occhi. Ho riconosciuto che stava in barella. Era il tenente Fantacone, Alberto Fantacone, che era stato un mio collega di ufficio. Alla SAIB, che sta lì a Santa Maria Maggiore, stava. E poi appresso a lui, che era portato via in barella, c'era il capitano Avoglio, che era proprio il capo ufficio. E lui era un mutilato di guerra, con occhio di vetro. E quello pure va al lavoro. Aveva 60 anni quello. Appresso ancora c'era un altro della SAIB, 3, che io non sapevo che facessero i partigiani. Io 2 anni prima avevo perso i contatti con loro. E Frasca, appresso a loro, vedete, collegato tutto col giorno precedente, i tedeschi mi portano a lavorare e mi sono messo a gridare assassini, 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 ho capito in quel momento dove io finivo se mi aggiungevano, lì in quel momento mi sono messo a gridare assassini, ma tutto il carcere li hanno gridato insieme a me, assassini, assassini, il carcere gridava assassini, non è vero che non sapevano, tutto il carcere, quella parte lì sapeva che erano, che questo è quello che stava avvenendo. 335 persone tra partigiani, ebrei e cittadini rastrellati in via Rasella. Ma al comando tedesco si presenta un problema enorme. Dove fucilare tutte queste persone? E soprattutto senza farlo sapere, di nascosto, senza che l'intera città insorga davanti a tanta e inutile brutalità. Vengono fatti dei sopralluoghi. E Erich Priebke ha sempre negato di avere organizzato e partecipato all'omicidio alle ardeatine. Ebbene, un testimone in aula lo smentisce e racconta alla corte di quel 23 marzo del 1944. Mi trovavo a passare davanti alle cave ardeatine, posso parlare? Alle cave ardeatine. Siccome era andato in cerca di ferro, rottami di metallo, così, col carrettino, e passando davanti alle fosse ardeatine ho visto che c'erano dei pali dei telefonici, che c'erano dei fili a pennone di rame, però erano in disuso. Mentre stavo prendendo questi fili era anche con me un ragazzino che avevo messo a guardia sempre per paura che arrivasse qualche tedeschi o così, perché a quell'epoca era solo loro a paura. E Galliano da distante mi fa segno che arrivava una macchina. E arriva un topolino, era un topolino mimetizzato, con i colori militari, e dentro il topolino c'era questo giganti
passando davanti alle gavardiatine, io stando in piedi così per non farmi accorgere che avevo preso i fili, perché sennò diventa sabotaggio. Ecco, la interrompo un attimo per chiedere una cosa. All'epoca l'area delle cave ardeatine era un'area abbandonata? Sì, sì, era una discarica. Questi due ufficiali sono scesi, tutti e due, e sono andati dentro a questi archi. Dopo 4-5 minuti, 3 minuti, non so quanto è stato, sono riusciti, tutti e due, sono riusciti, hanno preso la macchina e sono ripartiti. E sono andati verso Roma, se ne sono rinati a Roma, no? Perché avevano trovato il posto che serviva per loro, che fa la rappresaglia di questi prigionieri, e finisce là. Noi prendiamo i figli, andiamo a casa, vendiamo i figli, facciamo qualche soldo. Allora, domani mattina vogliamo fare una cosa, volevo andare a piantare un po' di figli. E mi sentivo che davanti alle fosse ardeatine, così, al lato destro. I camion militari sui quali i prigionieri sono stati caricati, superata Porta San Sebastiano, si fermano sulla via Ardeatina, davanti a vecchie cave di pozzolana da tempo abbandonate. I prigionieri sono fatti scendere e, frastornati e increduli, vengono spinti 5 a 5 dentro una grotta. Soldati tedeschi, immobili lungo il cunicolo, li attendono con le fiaccole accese, mentre altri militari hanno il mitra imbracciato. C'era un pulma grande, dei ganni e qualche altra macchina, e sentivo continuamente sparare. Quando sono arrivato davanti alle fosse ardeatine, ho visto dei colori di esecuzione che sparavano però così ai barattoli, che quella serviva per fare il rumore, per non far sentire quelli che sparavano dentro alle cave, ai fosse ardeatine. A un secco comando, ogni militare spara un colpo secco all'occipite o alla nuca di un condannato. I cinque che seguono assistono all'esecuzione dei compagni. Così si ripete per più di 60 volte la macabra esecuzione. Quando sono entrato, allora uno degli ufficiali, che poi era Pricca là, questo Pricca, mi fa in tedesco con la mano così. Io dico, proprio in romanesco, gli dico, oh, mica me te magno niente. E lui, e poi mi parlava in faccia con i nervi proprio fuori di grazie di Dio. Se io dico non capire camerata, io non capire camerata. E allora parlava, io zitto. Allora poi si è messo a parlare con l'altro, porto dentro pure questo. Allora l'altro gli ha fatto segno come di mai ragazzino. E che famo? Qui c'è una borgata che ci sono 2000 persone, ma qui arriva il padre, la madre, tutti i parenti, che fa? Famo una strage qui da fuori. Ci fa una cosa, mandalo via. Dai, infatti mi ha dato un carcere al sedere e mi ha mandato via. Poi dopo, quando che la sera sentesse un'esplosione, che era l'esplosione che avevano fatto cascare le gavardiatine. I corpi inanimati, trascinati lungo i cunicoli, formeranno alla fine un impressionante cumulo di 3 strati sovrapposti. L'accesso alla cava viene fatto saltare con la dinamite. Come e dove è deceduto suo padre? Alle fosse ardeatine il 24 marzo del 44. Papà era ufficiale maggiore di fanteria fino all'8 settembre. Poi dopo l'8 settembre, dopo la caduta lo scioglimento dell'esercito italiano, partecipò con un gruppo Giustizia e Libertà all'attività partigiana a Roma. Lei ha riconosciuto il corpo di suo padre, la salma di suo padre? Io, essendo studente di medicina del primo secondo anno, chiesi al professor Attilio Ascarelli, che fece quell'opera pietosa di riesumazione di tutte le salme, di poter assistere alla riesumazione di queste salme. Lui mi disse se la sente, perché qui c'è mamma, non venne, non se la sentì di riconoscere la salma. Papà fu riconosciuto facilmente, perché in particolare commovente capì che stava per essere trucidato. Si mise nella tasca destra un biglietto, c'era scritto maggiore di fanteria Carlo Orio.
riconoscimento, il riconoscimento avvenne, male, avvenne, quindi, avvenne da marzo a giugno. I cadaveri, il corpo in che condizioni era? Era in stato di, sono medico, di saponificazione. Ci vuole chiarire il concetto, cos'è la saponificazione? Sì, quando i corpi caldi cadono uno sull'altro, perché erano stati fatti salire addirittura uno sull'altro, su questo non ci sono dubbi, i corpi erano praticamente si forma una sostanza che si chiama adipocera, cioè una sostanza di saponificazione del i corpi caldi, le parti molli si fondono fra di loro e formano questa adipocera che sarebbe la... Come due saponette bagnate, poggiate una sopra l'altra. Esatto, quindi praticamente i pompieri fecero, i vigili del fuoco, papà comunque era riconoscibile, gli mancava la calotta, era il colpo di pistola, l'esplosione avveniva nel cranio della vittima. La calotta cranica era completamente saltata, la fronte mancava completamente. Suo padre fu tra i primi o tra gli ultimi ad essere estratto? Papà fu estratto come numero 21, e da che si evince che dovrebbe essere entrato fra gli ultimi, perché l'estrazione avvenne progressivamente dall'imboccatura delle cave ardeatine. Che significa che cosa? Significa che furono fatti salire uno sull'altro praticamente. Prima di essere uccisi? Certamente. D'altra parte... La superficie delle cave in cui ancora oggi si può vedere è una superficie che è circa la metà, poco più della metà di quest'aula. Non si può pensare che 335 fossero sparsi uno vicino all'altro, avrebbero dovuto occupare una zona molto molto più vasta. Furono fatti proprio salire sopra i corpi ancora caldi dei compagni, degli altri, insomma. Ho perso il mio cugino Romolo e due amici, Fernando, Norma e di Nicolò. Io la pregherei veramente, se mi potesse risparmiare il ricordo di quel periodo, è spaventoso, perché ora è un bel monumento le Ardeatine, bello, è bellissimo anche il mausoleo, è bellissimo il sepolcreto, ma quando potremmo andare a visitare queste cave, le salme giacevano dentro le bare lungo i corridoi, era spaventoso, perché veramente ci fiori, lumini, bare. Al riconoscimento non ho avuto il coraggio di andarci, perché ogni volta che si andava lì si usciva col sentore della morte. A me mi sembrava che quella puzzolana, che poi è rossastra, trasudasse sangue. Come è stata rinvenuta la salma di suo padre? In che condizioni? Ecco, il dottor Ascarelli ha chiamato sia mia madre che le zie e ha detto a mia madre che mio padre era, purtroppo non era morto subito, mio padre era distante, discosto dal mucchio dei morti, non aveva visibilmente ferite letali se non una leggera scalfittura sul cuoio capelluto ed era in disparte, quindi non è morto sicuramente subito. Alla mia cara Dina, alle figliole mie, poi c'è qualche altro, arrivederci cosa. In paradiso, vostro padre e marito Antonio. Sì. Delle 335 vittime sono ebrei e vengono trovati uno accanto all'altro in un gruppo separato. Anche nel momento estremo della morte, i nazisti avevano voluto lasciare un segno del loro disprezzo razzista. Giulia 4-12-26. Quante e quali persone parenti ha perso alle fosse ardeatine? Prego in silenzio. 7 persone, la famiglia di Consiglio, la famiglia di mia madre. Erano 3 fratelli con il loro padre e il loro nonno. Franco era il più giovane, aveva 17 anni. L'altro fratello Santoro 19 e l'altro Marco 21. Avevo 44 anni,
e c'erano con loro anche i loro zii, gli altri fratelli del padre e il nonno, mio nonno, 75 anni, Mosè. Tre generazioni, sì. Altre 11 sono state deportate? Quello stesso giorno furono prelevate nella stessa abitazione per una serie di cose, purtroppo, di coincidenze fatali. Quindi ben 18 persone furono prelevate quella sera, separati immediatamente nel carcere di Regina Coeli, gli uomini avviati alle cave ardeatine, le donne e i bambini, fra cui, ripeto, un neonato di 15 giorni e altri bambini di 11 mesi, 2 anni, 3 anni, tutti avviati nelle camere a gas di Auschwitz. Fra quelli che sono stati uccisi alle fosse ardeatine, ce n'era uno di 16 anni, mi pare. C'era Franco che compiva 17 anni proprio quel giorno e si è trovato in mezzo per caso, perché lui non era stato chiamato. Ma nel momento che ha visto che tutti i suoi familiari venivano nominati, e si è fatto avanti per dire vengo anch'io, perché si parlava che li mandavano a lavorare in Germania. E quindi per non separarsi dal padre e dagli altri fratelli, si è fatto avanti. Sembra che il carceriere gli abbia messo una mano sulla spalla per fermarlo, ma lui ha voluto seguire la sua famiglia. Franco compiva esattamente 17 anni il 21 marzo, il giorno che è stato arrestato. Tina Franco mi disse: oggi è il mio compleanno, ma io mi sento molto triste. È come se dovesse capitarmi qualche cosa. Ricorda bene questi parenti? Li ricordo e li amavo teneramente, perché erano tre fratelli buonissimi, legati molto fra loro e con le sorelle e con la famiglia tutta. E poi la cosa più terribile è che disgraziatamente in via Madonna dei Monti, dove furono prelevati, signor Presidente, la sera del 21 marzo, abbiamo sentito il camion allora del coprifuoco che passava per quella via stretta, ed era impossibile che fosse un altro camion, solo doveva essere un camion tedesco, perché non si poteva circolare. Quindi io sotto la finestra, insieme a mia madre, sotto la persiana, ci siamo affacciati per vedere che cosa stesse succedendo, perché il nostro dubbio era che andavano proprio a casa di mio nonno, e abbiamo visto effettivamente che il camion si fermava lì. Io ricordo soltanto la mano di mia madre ferma sulla mia bocca perché non urlassi, perché un urlo feroce si stava muovendo dentro me, ed è lo stesso urlo che mi ha accompagnato tutta la vita. Forse un giorno mi farò coraggio, andrò in qualche posto ad urlare veramente, e forse passerà questa angoscia. E non so se passò, signor Presidente, signori della Corte, perché il camion, quando si allontanò, si era portato via tutte le persone che io amavo. Non le ho viste più per tutta la vita, non saprò più niente di loro. Quando io ho saputo il fatto, non è che dicessi o quanto hanno fatto bene via la sella, o che bellezza. In quel momento, poi evidentemente sono venute delle considerazioni anche di carattere storico. Mi sono ricordato che mia madre, che era una brava donna, che faceva la spesa, un bel giorno tornò a casa e nella borsa della spesa sotto ci stavano i chiodi a tre punte. Mi sono ricordato che allora anche io ho buttato i chiodi a tre punte, mi sono ricordato che dei tedeschi che camminavano sulla pancia, sul petto, in testa, non ne potevo assolutamente più. Qualcuno pensa o ha pensato che l'eccidio delle fosse ardeatine sia imputabile all'attentato di Via Rasella, dimenticando completamente il clima di quegli anni, di quei giorni, la deportazione degli ebrei, le torture, la violenza che comportava l'occupazione nazista. Ebbene, noi condividiamo in pieno le parole pronunciate in aula dalla... Tutto, vilipeso, calpestato, invaso, è stata la causa di Via Rasella e non Via Rasella la causa delle fosse ardeatine. Devo dire che il mio amico De Nicolò è morto per una causa giusta, non sono tutti morti per la stessa ragione. Uno dei problemi principali che si pone alla Corte per giudicare Erich Priebke è questo: chi ha dato l'ordine?
tutto. A questo ordine ci si poteva opporre? Kappler era un poliziotto ottuso che eseguiva gli ordini senza dare spazio a incertezze, dubbi o valutazioni di carattere personale. Ma nella specie, nel tragico evento delle Fosse Ardeatine, Kappler non aveva scelta perché l'ordine proveniva da Hitler. L'unica possibilità di Kappler di non eseguire l'ordine era di suicidarsi. Il 24 di marzo 1944, al mezzogiorno, Kappler comunicò a tutti noi che dovevamo fare una esecuzione. L'ordine veniva direttamente da Hitler e dovevamo eseguire noi. Priebke partecipò alla compilazione della lista. Priebke partecipò alla programmazione della esecuzione collettiva delle Fosse Ardeatine. Ma ce lo dice lui stesso? Sì, sì! Manoscritto. Dice. Ci fu detto che doveva essere condotta una ricerca. A me e agli altri significa ci. Ci fu detto che doveva essere condotta una ricerca in tutti i registri dell'ufficio e che tutte quelle persone che erano state condannate a morte dai tribunali tedeschi per reati contro le truppe tedesche dovevano essere uccise. Tutta la notte cercammo, prima persona plurale, tutta la notte cercammo nei registri e non riuscimmo a trovare un numero di persone sufficienti a raggiungere il numero richiesto per l'esecuzione, eccetera, eccetera. La decisione intorno al gruppo o al singolo che doveva trucidati alle che sarebbero stati poi trucidati alle Fosse Ardeatine è un fatto successivo e che fu nella esclusiva gestione di Herbert Kappler. È Priebke che deve fare la sua parte. Deve fare la sua parte. Perché lui è un ufficiale delle SS, perché ha ricevuto quest'ordine, perché non ne può fare a meno. Pena la sua vita, vita, vita. Schütz ha radunato tutto il comando presente e ci può mettersi subito insieme alle vittime, perché sarà anche lui fucilato. Dell'esecuzione dell'ordine risponde solo chi ha dato l'ordine, tranne che si tratti dell'esecuzione di un ordine che costituisca manifestamente reato. Al dovere di ubbidienza subentra il dovere della disobbedienza. Lo stesso Haas, nel memoriale che è stato detto ieri, che cosa dice? E in ultima analisi dice, ma io rischiavo di andare a finire in prima linea. Eh sì, perché era questo che si rischiava di andare a finire in prima linea, si rischiava di andare a fare il soldato e non l'aguzzino. Io ero come sono ora, un credente, e se avessi potuto evitare quell'orrore, lo avrei evitato. Non ho mai approvato le persecuzioni razziali e ho sempre ringraziato Dio che non ho mai dovuto fare nulla contro gli ebrei. Molte grazie. Il pubblico ministero chiede la condanna dell'imputato, senza concessione di alcune attenuanti, alla massima pena prevista dal nostro ordinamento, che è la pena dell'ergastolo. Mai, come in questo caso, la condanna degli uomini deve essere giusta e che Dio gli dia ancora vita. E così come lunga fino ad oggi gliene ha concessa sufficiente per giungere a sentirsi rimproverare la colpa, ancora molta gliene conceda per espiarla. Come poteva apparire agli occhi di Priebke quell'azione? Come? Se non legittima, se non giustificata, se non consentita, se non autorizzata. Vi dovete sentire per un attimo Priebke, tutti e tre per un attimo Priebke. Priebke alle ore 13 del 24 marzo 1944, quando gli dicono preparati che fra un'ora andiamo a ammazzare 300 persone. Perché così vuole Hitler, perché così ha ordinato Kesselring, perché così ha ordinato Mackelsen, perché così ha ordinato Meltzer, perché...
io che sono il tuo comandante. Perché ci sono 32 tuoi commilitoni che sono lì, giacciono cadaveri, e ce ne sono altri 60 con mutilazioni orrende? Perché questi bastardi di italiani che ci hanno già tradito una volta ci continuano a colpire alle spalle. Ed è vero o non è vero che loro, perché si sentivano, erano traditi? Certo, per noi è uno sport nazionale. Io ho dato incarico a mio figlio Giacomo, delle medie, di fare un controllino. Dal 1848, prima guerra di indipendenza. Presidente, non abbiamo finito una guerra a fianco di quelli con i quali l'abbiamo cominciata. Non ne abbiamo finita una. Abbiamo riservato i nostri servizietti ai francesi, agli austriaci, ai tedeschi, ai prussiani, agli inglesi. Non abbiamo guardato in faccia a nessuno. Siamo stati equanimi in questo. Un popolo che passa alla storia. Noi, in principalità, ferme le subordinate emerse dal corso della discussione, vi chiediamo la non punibilità di Erich Priebke perché per aver agito nella esecuzione di un ordine ritenuto legittimo. In nome del popolo italiano, Tribunale Militare di Roma, la pubblica udienza del 22 luglio 97, dichiara gli imputati responsabili del reato continuato ed aggravato loro ascritto e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti, condanna Priebke e Erich alla pena della reclusione per anni 15. Priebke ha ormai 92 anni, è solo e sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari in casa di un amico. Io voglio chiudere questa puntata di stasera con una mia considerazione personale, che è questa: che il futuro non si può costruire dimenticando il passato, non si può fare sconti a ciò che abbiamo fatto, che siamo stati capaci di fare. Noi per stasera abbiamo terminato, io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 23.30 circa, sempre sulla Terza Rete, e questa sera, la prossima settimana, ci sposteremo a Bolzano per un'intricata storia di una scomparsa di una ragazza. Arrivederci.